Via. Discoteche, ah, e ecco che stavo pure in un ospedale. Che va, ecco. A c'è quando vuoi la ciug, a quando la ciug la frisco la mangio. Sì, ma mi ha fatto la canzonetta, ma fa la tarandella, ma fa la canzone della piccina. Sta ma fa, vai, ah. C'era Renato Carosone. Che la la, che la la. Un pochettino di vibrazione, cioè, batterista, state certo, non pecca. Allora tu cominci a fare tu, 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 tu. Ancora, più veloce, più veloce, più veloce, più veloce. Più veloce, spizzate la destra, chitarrista, più veloce. Ancora, ancora, più veloce, più veloce. Batterista, tarantella, più veloce, più veloce. Tu, 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 tu. Ah. Benissimo, allora andiamo con Di Matte, allora andiamo a fare la presentazione del mio gruppo, the sort of group. Comunque, il mio gruppo si chiama l'Orchestra degli Svergognati, che prima si chiamavano la Malata di Cap, poi hanno assunto due manicomi, sono migliorati, perché noi prima diciamo suonavamo nei manicomi, diciamo noi abbiamo fatto due spettacoli al manicomio, due spettacoli di cabaret. Si sono divertiti da matti. Pensate che mentre siamo sul palcoscenico, e noi solo il palcoscenico siamo a vedere, a un certo punto tutti gli ammali, tutti chiedono di un manicomio, che praticamente voi avete presente quelli che purtroppo stanno dentro il manicomio, così sono i tre componenti del complesso. Allora, a un certo punto, mentre stavamo suonando, mentre stavamo cantando, tutti quanti da tutti gli ammalati, tutti gli ammalati da sotto il palcoscenico facciamo tutto casi, a un certo punto non ho potuto più andare. E io manicomio. Un'altra scemità. Benissimo, allora, come dicevo, il mio gruppo si chiama l'Orchestra delle Svergognate, ex malati di cap. Però siccome ci troviamo presso un ospedale in civile, che non possiamo dire la città, no? E praticamente noi comunque vi aspettiamo, anzi, se volete venire a trovarci, vi possiamo anche ospitare a pranzo, a cena, perché noi qui abbiamo il ristorante, ricevimenti, sala operatorio, dove potrete degustare ernie alla linguina, insomma tutto ciò che riguarda la cosa. Benissimo, allora un saluto al nostro ortopepito, il dottor Fortebraccio e il dottor Gambatesa, e praticamente complimenti all'ortopedico, bel diciamo abito che si è fatto, color gessato. Salutiamo anche il motorino là ingoiato. Oh, allora, il nostro primo ballerino, Gambe Torciute, che per chi non conosce il dialetto di Bolzano significa gambe storte, praticamente. Allora, siete pronti, ragazzi, figliuoli? Siete pronti? No, mi sto riferendo sempre al nostro gruppo sanguigno, guarda la cosa.